Ecco, da qualche anno nella nostra pattuglia stiamo riflettendo su questo e ci chiediamo continuamente come possiamo fare noi, capi scout, per rispondere responsabilmente con il nostro eccomi, con il nostro sì, con il nostro essere pronti alla richiesta di adesione alla nostra associazione da parte delle famiglie o dei ragazzi, o ragazze con disabilità. Sicuramente dobbiamo essere pronti, dobbiamo prepararci perché le richieste arrivano e non sono poche. Qualcuno di voi ci ha chiesto quanti sono i censiti nella nostra associazione. Noi abbiamo un riferimento che è dato dal questionario che vi abbiamo inviato nel 2017, l'abbiamo inviato a tutti i capi. Allora abbiamo, dalle risposte che abbiamo avuto, che non sono state comunque poche, sappiamo che circa il 2,4% dei censiti nella nostra associazione ha una disabilità. Ecco, io sono convinta che la nostra associazione per questi ragazzi possa fare davvero molto, come ha detto anche Suor Veronica poco fa. Ecco, io desidero iniziare questa chiacchierata con una frase che è tratta dal discorso che Papa Francesco ha pronunciato il 3 dicembre scorso. Dal 1992 il 3 dicembre è la giornata mondiale della disabilità. Il Papa ci dice: l'inclusione dovrebbe essere la roccia sulla quale costruire i programmi e le iniziative delle istituzioni civili, perché nessuno, specialmente chi è più in difficoltà, rimanga escluso. La forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli. E dice ancora: incoraggio per sacerdoti, seminaristi religiosi, catechisti e operatori pastorali una formazione ordinaria alla relazione con la disabilità e all'uso di strumenti pastorali inclusivi. Le comunità parrocchiali si impegnino a far crescere nei fedeli lo stile di accoglienza delle persone con disabilità. Ecco, certo, quando poi arriva una famiglia che vuole inserire il figlio nelle nostre unità, non è proprio sempre tutto facile. E come ci ha anche ricordato prima Don Stefano, i capi si pongono delle domande. E noi abbiamo visto che principalmente le domande che il capo si pone sono due. Uno, ma io non sono pronta, non sono capace di accogliere in unità un ragazzo, una ragazza con disabilità. Non so da che parte cominciare. E un'altra domanda è: la presenza di un ragazzo con disabilità non sarà forse un continuo ostacolo alle attività ordinarie della mia unità? In realtà dobbiamo aver presente che non ci viene chiesto di essere degli specialisti. L'unica vera abilità che vi viene chiesta è sempre la stessa, cioè di essere un educatore scout, di conoscere e di applicare bene il nostro metodo. Il metodo che contiene già moltissimi strumenti e potenzialità per consentire ad ogni ragazzo che lo approccia di avere uno spazio di crescita e quindi sicuramente, secondo noi, anche ad un ragazzo o ad una ragazza con disabilità. Se prendiamo in considerazione alcuni degli aspetti del metodo che usiamo quotidianamente, come ad esempio la progressione personale, gli incarichi di squadriglia, le specialità. Vediamo che sono tutti strumenti che ci permettono di agire sulle singole necessità e sulle singole abilità di ogni ragazzo e quindi anche di coloro che hanno esigenze particolari per svilupparsi e per crescere. C'è stata fatta in questi giorni nella preparazione una domanda: come posso far vivere lo strumento in cordata oppure i libretti di specialità a un ragazzo con disabilità? Noi abbiamo questi strumenti, sono degli strumenti codificati che devono però aiutare il capo ad incontrare il ragazzo, ad incontrarlo nella sua specificità, non limitarlo e chiuderlo all'interno di appunto uno strumento rigido. E quindi per la loro applicazione necessitano di un'attenta osservazione del ragazzo che ho di fronte, anche del ragazzo normale, ce l'ha detto anche prima Don Stefano. Dobbiamo osservare, riuscire a capire i ragazzi che abbiamo di fronte per programmare un'attività utile alla loro crescita. E così deve essere anche per un ragazzo con disabilità. Per
Posso usare lo strumento, posso però rivederlo, posso adattarlo, posso modificarlo in base alle esigenze del ragazzo. Se non faccio così, secondo me non stiamo facendo scautismo. E magari per un ragazzo con disabilità potrò farlo anche da zero. Vedrete che approfondiremo questa cosa di come usare gli strumenti del metodo anche nella relazione, che seguirà la mia da parte di Alberto. Quindi, se ci pensate bene, cosa potrebbe desiderare di meglio un ragazzo da un metodo educativo costituito da strumenti formativi che si adeguano al suo passo, ai suoi tempi di maturazione e alle sue abilità? Certo, queste sono considerazioni generali, voi mi dite, dopo quando entro nel dettaglio, non è sempre semplice confrontarmi col ragazzo, con la sua disabilità. E con la sua specificità. Ecco, quando questo accade, un consiglio che noi diamo è anche di, come capo scout, di approfondire le conoscenze del caso specifico. Per fare questo, potrò rivolgermi alle persone, ai professionisti che stanno già lavorando su un progetto educativo per quel ragazzo. Potrà essere uno psicologo, un terapista, l'insegnante scolastico, un volontario di un'altra associazione frequentata dal ragazzo. Chiaramente per fare questo devo sempre chiedere alla famiglia il permesso di confrontarmi con queste altre figure educative. Ad esempio, un'altra domanda che ci è stata fatta è come posso capire quando pretendere di più dal ragazzo o assecondare i suoi limiti? Ecco, su questa domanda credo ci siano fior fiori di ragionamenti psicologici e anche pedagogici, per cui potrebbe sicuramente aiutarmi chi ha già riflettuto appunto sulla crescita di questo ragazzo e sulle modalità di approccio alla sua vita. Anche se mi viene da dire, abbiate fiducia in voi stessi, cioè siate capi scout, guardate il ragazzo e usate il vostro metodo e sicuramente riuscirete a dare anche qualcosa, di cui veramente ha bisogno. L'approccio che può avere bisogno appunto dell'aiuto di queste persone specializzate, diciamo, noi l'abbiamo già descritto nel quaderno di Azimut intitolato È possibile, una scelta di integrazione scout, edito ancora nel 2015 dalla Scouting e vi invitiamo a riprendere se volete formarvi e approfondire queste tematiche. Un punto importantissimo nel nostro essere capo con ragazzi con disabilità è il rapporto con la famiglia. Il primo approccio che ha il genitore è quasi sempre con il capo unità e noi vorremmo che fosse sempre un approccio di accoglienza, di apertura, senza tuttavia generare aspettative non aderenti a quella che sarà poi la realtà. Nella testimonianza di molti genitori, il ricordo del primo contatto con la nostra associazione rimane sempre molto impresso. E se è un ricordo buono, questo sicuramente è meglio. Chiaramente le famiglie si accosteranno a voi con varie aspettative, per i più vari motivi. Hanno diversi vissuti, potrebbero anche avere un vissuto di sconfitta, un po' di rabbia a volte, però anche di speranza. Spesso le famiglie con figli con disabilità sono un po' prevenute verso chi dovrebbe accogliere i loro figli, sulla scorta anche di pre esperienze precedenti negative, di porte che si sono chiuse. Il rapporto con la famiglia quindi deve essere molto curato. Sappiamo che noi non possiamo fare nulla senza l'accordo con i genitori, che possono però diventare anche dei formidabili alleati se si spiega loro come funziona il nostro metodo. Alla famiglia dovremmo spiegare che lo scautismo è sì socializzazione, è gioco, è un modo per passare il tempo libero, ma nelle nostre intenzioni è prima di tutto un'agenzia educativa e vogliamo che lo sia anche per il loro ragazzo. Per agevolare la relazione con la famiglia, la nostra pattuglia ha elaborato un semplice strumento, un questionario, che servirà al capo come guida al reperimento delle informazioni che gli servono. Lo trovate, scusate, pubblicato nel numero 2 del 2020 di Azimut, la nostra rivista per capi.
Approfitto per segnalarvi che su Azimut da circa 3 anni si trova la rubrica Scautismo per ogni passo, che è gestita appunto dalla nostra pattuglia e che vuole offrire proposte di riflessione e materiale operativo sul tema della disabilità. Un altro punto importante su quale come pattuglia abbiamo insistito nelle chiacchierate di questi anni è la collaborazione del capo con il proprio gruppo nella progettazione dell'accoglienza. So che qui questa sera ci sono dei capigruppo, ci sono anche degli RS. Ecco, loro dico che il capo non deve essere lasciato solo nella decisione e nella scelta delle modalità necessarie ad offrire l'inserimento del ragazzo. Può essere aiutato dal gruppo nella relazione con la famiglia, nel momento magari in cui questa diventa un po' più difficoltosa. Può essere aiutato quando per qualche attività serve un aiuto in più. E comunque la conoscenza del percorso educativo del ragazzo da parte di tutti i capi del gruppo permette di agevolare anche il momento dei passaggi di branca, che è sempre un momento molto delicato dove necessita la collaborazione di tutti i capi. Bene, allora quando trattiamo questo tema ci viene sempre chiesto di essere concreti. Allora, prima di passare la parola ad Alberto, vi vorrei raccontare un caso concreto che ho vissuto io in prima persona come capogruppo qualche tempo fa. Una mamma si avvicinò con la sua bambina, la chiamiamo Giulia, alla nostra associazione per iscriverla dalle coccinelle. Questo accadeva nello stesso anno in cui fu inserita in cerchio anche la mia seconda figlia, Maria Maddalena, che come qualcuno sa ha la sindrome di Down. Le due bambine erano anche nella stessa classe di catechismo e tante altre bambine chiedevano di entrare dalle coccinelle. Molte di loro, nello stesso tempo, si erano iscritte anche ad una scuola di danza classica presente nel quartiere. Anche mia figlia, Maria Maddalena, fu accolta nella scuola di danza classica, dove peraltro fece un bellissimo percorso durato molti anni. Naturalmente anche a Giulia sarebbe piaciuto andare a danza, ma Giulia era in carrozzina. E ovviamente la scuola di danza non avrebbe mai potuto accoglierla. La madre di Giulia però venne a chiedere che Giulia fosse inserita nel cerchio delle coccinelle. Ne parlammo in gruppo. Il problema più evidente che ci saltò agli occhi furono le barriere architettoniche nella casa della comunità. Ecco, a riguardo apro una parentesi perché non è proprio il tema della serata, ma vi chiedo come sono le vostre sedi? Ci siamo mai posti il problema? Non dobbiamo arrivare ad avere un ragazzo con problemi motori che si approccia alla nostra unità per accorgerci che non possiamo accoglierlo per questo motivo. Poi una RS quella sera in riunione disse: ma poverina, come farà quando le altre bambine fanno i giochi di corsa, fanno le danze? Ci resterà male se non potrà farlo con loro? Ecco, attenti, quel poverina spesso è un termine di falso buonismo che sottende un approccio di distacco che mi esonera dallo sforzo di trovare una soluzione. Io quella sera dissi alle capo che Giulia sapeva benissimo di non poter correre o saltare come le sue amiche. Lo vedeva tutti i giorni e per quel motivo non l'avrebbero accettata nella scuola di danza e in chissà quanti altri posti la sua disabilità era stata motivo di esclusione. Dovevamo però chiederci piuttosto se in cerchio Giulia potesse essere inclusa, perché forse poteva avere lo stesso un posto e un ruolo come coccinella, anche nella sua carrozzina, e far parte come le altre della famiglia felice. Quando ci saranno i giochi di movimento, Giulia avrà il ruolo magari di tenere i punti, potrà preparare un cartellone per presentare una nuova danza al cerchio e potrà descrivere alle altre coccinelle le regole di un nuovo gioco. Dopo qualche tempo, la capo potrà anche darle la specialità di arbitro. Se la specialità non c'è, possiamo inventarcela. Quando Giulia sarà assente, le altre coccinelle si accorgeranno che quel giorno nessuno segna i punti, perché manca una di loro. Ecco, così è stato. Giulia è stata coccinella, ha avuto il suo ruolo nel cerchio, ha fatto parte di quella comunità. È importantissimo, fondamentale per tutte le persone e anche per i bambini e per i ragazzi sentirsi parte di un gruppo, avere un ruolo. Ecco, per questo sono convinta che noi capi possiamo fare molto. Ecco, concludo con un'altra citazione di,
che Papa Francesco sembra aver pronunciato proprio per noi questa sera. E sempre il 3 dicembre ha detto: per ricostruire meglio la nostra società bisogna che l'inclusione dei soggetti più fragili comprenda anche la promozione della loro partecipazione attiva.